Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, differenze e ruoli distinti. Se stai partecipando ad un concorso in forze dell'ordine o forze armate e vuoi capire come prepararti al meglio e rimanere sempre aggiornati sulle prove, sui concorsi in forze dell'ordine e forze armate in generale, clicca sul link qui sotto per scoprire di più oppure attiva la campanella e iscriviti al canale, così rimarrai sempre aggiornato. Allora, in Italia due importanti forze dell'ordine si occupano di garantire la sicurezza per i cittadini. In questo video vedremo in maniera molto sintetica la differenza principale tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri. Sebbene entrambi abbiano il compito di mantenere l'ordine pubblico e prevenire reati, vi sono appunto, come dicevo, delle differenze significative nella loro struttura organizzativa e nelle competenze che svolgono. In questo video noi esploreremo le caratteristiche distintive di questi due corpi e come si complementano per garantire la sicurezza nazionale. Iniziamo subito con la Polizia di Stato. Allora, potremmo dire che la Polizia di Stato è un corpo di polizia civile, dipendente dal Ministero dell'Interno. È responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico, della prevenzione e della repressione dei reati e svolge funzioni di polizia giudiziaria. La sua presenza è prevalentemente concentrata nelle città e nelle aree urbane, dove la necessità di controllare il traffico, gestire le manifestazioni pubbliche, ad esempio, e reprimere reati è maggiore. Inoltre, la Polizia di Stato si occupa del controllo delle frontiere, dell'immigrazione e dell'attuazione delle leggi in ambito stradale. D'altra parte abbiamo l'Arma dei Carabinieri, che è un corpo militare e in quanto militare è dipendente dal Ministero della Difesa, quindi non più dal Ministero dell'Interno come la Polizia di Stato. I Carabinieri hanno una presenza capillare su tutto il territorio italiano, comprese le aree rurali e montane. Oltre alle responsabilità di ordine pubblico e di prevenzione dei reati, i Carabinieri svolgono anche compiti specifici di polizia giudiziaria. Questo significa che hanno il potere di svolgere indagini, raccogliere prove e collaborare con il sistema giudiziario per portare i criminali di fronte alla giustizia. Grazie alla loro presenza sul territorio nazionale, i carabinieri svolgono anche un ruolo fondamentale nel contrastare la criminalità organizzata, nella lotta contro il traffico di droga, nel controllo del territorio in generale, no? Quindi la differenza, diciamo, nella struttura organizzativa dei due corpi risiede nella loro dipendenza ministeriale, innanzitutto. Questa è la cosa principale, ok? La differenza principale. La Polizia di Stato è sotto la giurisdizione del Ministero dell'Interno, che si occupa delle questioni legate alla sicurezza interna del paese. L'Arma dei Carabinieri, invece, è sotto il controllo del Ministero della Difesa, che si occupa principalmente delle questioni militari. Questa differenza riflette i diversi ruoli e le missioni assegnate ai due corpi. Nonostante queste differenze, la Polizia di Stato e i Carabinieri, comunque sia, collaborano strettamente per garantire la sicurezza e il benessere della popolazione italiana. Sono soliti condividere informazioni, infatti, durante le indagini, insomma, coordinare operazioni e lavorare insieme in molte circostanze. Questa collaborazione è fondamentale per affrontare chiaramente delle sfide rispetto alla criminalità, no? Nel contrasto alla criminalità. E come la lotta anche al terrorismo, quindi il contrasto al traffico di droghe, la protezione dei cittadini in situazioni anche di emergenza in generale. In conclusione, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri svolgono ruoli distinti nel sistema di sicurezza italiano. Però la Polizia di Stato, abbiamo detto che è un corpo di polizia civile con responsabilità prevalentemente urbane, mentre l'Arma dei Carabinieri è un corpo militare con una presenza diffusa su tutto il territorio nazionale. Nonostante queste differenze organizzative, ci tengo a ribadire che entrambi lavorano insieme per garantire la sicurezza, preservare l'ordine pubblico e perseguire reati. Ed è appunto grazie a questa complementarità che l'Italia può contare su un sistema di sicurezza efficace e affidabile. Infatti è molto rispettata anche in altre nazioni, in altre, diciamo, forze dell'ordine estere, okay, di altre nazioni. Giusto per sintetizzare, quindi la differenza principale tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri in Italia riguarda la loro struttura e le rispettive competenze. La Polizia di Stato è un corpo di polizia civile dipendente dal Ministero dell'Interno e ha il compito di mantenere l'ordine pubblico, prevenire reati, e più che altro prevenire e reprimere i reati,
e svolgere funzioni di polizia giudiziaria ed è responsabile dell'attuazione delle leggi, della sicurezza urbana e stradale, delle investigazioni criminali e del controllo delle frontiere, ok? Proprio specifico della Polizia di Stato. L'arma dei carabinieri, invece, è un corpo militare dipendente dal Ministero della Difesa. I carabinieri sono responsabili della sicurezza e dell'ordine pubblico, ma hanno anche compiti specifici di polizia giudiziaria. Sono presenti su tutto il territorio italiano, anche nelle aree rurali e montane, no? I cosiddetti, diciamo, paesini di montagna. E svolgono chiaramente diverse attività come il contrasto alla criminalità organizzata, il controllo del territorio e la tutela dell'ambiente. Okay? In sintesi, la Polizia di Stato ha un ruolo più specifico nel mantenimento dell'ordine nelle città e nelle strade, mentre i carabinieri hanno una presenza più diffusa su tutto il territorio nazionale e anche estero e svolgono appunto compiti di polizia militare. Va bene ragazzi, queste sono, diciamo, le differenze principali, sostanziali se vogliamo, tra l'istituzione della Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri. Ma veramente io direi questo è proprio solamente l'inizio, eh? Ci sarebbe molto altro da dire e da approfondire e da preparare più che altro, perché chi di voi sta svolgendo un concorso in Forze dell'Ordine, Forze Armate e ad esempio in Polizia e chiedono perché lei non fa il carabiniere, se ad esempio sei un militare, stai svolgendo il concorso in Polizia, è una domanda lecita, no? Quindi anche lì devi chiaramente eventualmente preparare una motivazione, una risposta che sia super coerente, ok? Con quello per la quale ti stai candidando per realizzarti professionalmente. Allora ragazzi, se avete dei dubbi, delle domande, scrivetemi pure nei commenti qui sotto, io se posso vi rispondo. Se vi è piaciuto questo video attivate la campanella, mettete un like anche sul video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati per i prossimi video e soprattutto se volete prepararvi per le prove psicoattitudinali o in generale per le prove di un concorso, cliccate sul link qui sotto, prenotate una chiamata totalmente gratuita e vi forniremo informazioni se possiamo aiutarvi. A presto, ciao!